Sempre si confidenza con la nuova avventura. Mm-hmm.
Secondo tieni io vince gara, secondo non tieni io come bomba dentro Monte Grande rallista. Bene? Soddisfatto, per un bel secondo posto. Quindi la gomma ha tenuto in parte. Sì, si ha tenuto, dobbiamo dire che ha tenuto. Abbiamo vinto anche l'Ando, siamo avanti nel campionato. E alla prossima. Percorso di Cellara. Bellissimo. Uno dei più belli di tutto il challenge. E chi non è presente qua oggi, che vi siete persi. Ci siamo persi tutti. Uno dei più belli di tutto il challenge regionale. Bene, grazie. Alla prossima. Grazie. Passiamo all'RS 1006. Abbiamo chiamato Francesco Scaramozzino, terzo classificato, alla sua seconda gara. Secondo classificato su vettura gemella 106 16 valvole, chiamiamo Giuseppe Modafferi. Poi, tanto è un abitué, è inutile che ci domandiamo chi ha fatto il primo posto, l'ex campione italiano di categoria RS Rocco Porcaro. Allora, no, aspettate, ho capito che Crocco era ringiovanito. Rocco Porcaro, veramente sei cambiato, ma in peggio. Che è successo? Che è successo? Ninni Fossato! Vabbè. Grazie, RS 1006 vince dei piloti per passione. Dottore, magari sta salendo un altro suo pilota, l'Under 23 lo vince Giuseppe Modafferi. Ecco qua, così si farà la fotografia insieme sempre col dottore Denisi. Siamo arrivando.